Aldo Simeone, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto davvero qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per farci incontrare il suo nuovo romanzo pubblicato da Fazzi, il romanzo intitolato L'Isola dei Femminielli. Ricordo che Aldo Simeone nasce a Pisa, si laurea in lettere, consegue il dottorato in studi italianistici, lavora per una casa editrice, la Löscher, occupandosi di testi scolastici, di storia e musica. Beh, devo dire che quando si cita la Löscher si cita veramente la punta massima dei testi scolastici, perché credo che molte generazioni sono cresciute con libri della casa editrice Löscher, una casa piemontese tra l'altro. Che ne dice Aldo Simeone? Esatto, torinese doc, originaria di Ermanno Löscher, un tedesco che si trasferisce in Italia e che appunto dà vita a questa esperienza lunga, ormai molti, molti anni, dedicata alla formazione scolastica. E da questa formazione scolastica andiamo a parlare della formazione di Aldo Simeone come scrittore. Nel 2019 lei esordisce con il romanzo Per chi è la notte, un romanzo di formazione che guarda dentro il dramma della storia, ma anche qui continua il filo rosso di Aldo Simeone per guardare dentro la filigrana della storia, perché questa storia e questo romanzo che Aldo Simeone ci propone guarda proprio dentro la storia, dico, una storia che per molti aspetti si vuole dimenticare o è dimenticata, casualmente o non tanto casualmente. Per entrare nel respiro di questo romanzo, Aldo Simeone, cominciamo dall'immagine di copertina. Ce la racconta? Sì, l'Isola dei Femminielli ha come illustrazione un quadro che rappresenta un giovane di fronte al mare, e si intravede anche in lontananza un faro di un pittore britannico dedito particolarmente a rappresentare corpi giovani, quindi con una nota sensuale e una romantica, uno sguardo molto vicino forse ai personaggi di questa vicenda. Devo ringraziare particolarmente per questa copertina la casa editrice e la redattrice Clara, che ha proprio ipotizzato la scelta di questo pittore. Peraltro è lo stesso che ha illustrato un'altra copertina famosa, forse affine idealmente all'Isola dei Femminielli, cioè quella dell'Isola di Arturo. Anche qui si parla di un'isola, un'edizione Einaudi celebre, quella che avevo io, insomma, e su cui ho letto, che appunto appartiene allo stesso pittore. Una bella accoppiata, l'Isola dei Femminielli, l'Isola di Arturo, come si sta vicino a uno straordinario romanzo come questo? Diciamo che è un compagno importante, un po' imbarazzante, ma in realtà io trovo che ci sia un filo comune, che è la presenza dal lato della storia, dall'altro anche però di una dimensione fantastica, sognata, immaginifica. A me piace molto sempre mescolare la storia con le storie, quindi quelle individuali, personali, ma anche con elementi di immaginazione. Qui per esempio nell'Isola dei Femminielli si parla spesso di leggende, di mitologie, perché l'isola su cui è ambientato il romanzo, San Domino e in generale le Tremiti, sono piene di leggende, mitologie, storie che si raccontano, figure leggendarie, magiche. E questo mi piace perché fa vibrare la storia reale invece. Eh sì, perché poi la storia reale è una storia di soppressione, di allontanamento rispetto a una parola diversità. E in esergo a questo romanzo Aldo Simeone pone un breve dialogo tra Patroclo e Achille. E che dice questo Patroclo? Quando eravamo due ragazzi, Achille, niente ricordavamo. Ci bastava essere insieme tutto il tempo. Achille risponde: io mi chiedo se ancora qualcuno in Tessaglia si ricorda d'allora e quando da questa guerra torneranno i compagni laggiù,
Chi passerà su quelle strade, chi saprà che una volta ci fummo anche noi ed eravamo due ragazzi come adesso, ce n'è certo degli altri. Lo sapranno i ragazzi che crescono adesso che cosa li attende? Aldo Simeone, lo sapranno i ragazzi che crescono adesso che cosa li attende? Grazie della domanda, perché proprio diciamo uno degli interrogativi che mi pongo non solo nella scrittura di romanzi ma anche nel mio lavoro appunto in casa editrice per redazionare libri di storia, no? Cioè, lo sapranno che cosa è successo in passato? Questa è una domanda che apre a tante riflessioni, al tema della storia come maestra di vita, che in realtà purtroppo è molto spesso non ascoltata e disattesa. E questo romanzo vuole essere non solo il tentativo di riportare al centro della discussione, alla conoscenza generale, una vicenda così poco nota, trascurata, benché esistano studi che la documentano, ma anche per unire al ricordo la comprensione e l'immedesimazione emotiva. Ecco, questo riescono a fare i romanzi, le storie, rispetto alla storia che si studia sui libri. Restituire la vicinanza a vicende realmente vissute da persone e permettere di capire meglio le dinamiche del passato attraverso la condivisione di sentire, ecco. Per non nascondere la verità, anche se è una parola molto difficile, però lei, Aldo Simeone, nell'ultima pagina di questo libro, lei pone alcune considerazioni all'attenzione dei lettori, e vorrei condividere questa. Quando lei arriva a diverse scritture e riscritture del libro, è arrivata alla terza scrittura e poi ha dovuto, per così dire, arrendersi, e scrive: arrendermi e accettare che riempire con l'invenzione i vuoti della storia è l'unico modo per farne una storia. E questo è molto importante, sì. Perché il romanzo non è entrare nella storia da una porta di servizio. Entrare nella storia attraverso una porta importante, se non una delle principali, perché è vero, nel romanzo c'è finzione, e viva Dio, il romanzo segue una sua struttura, ma anche in questo romanzo, L'isola dei femminelli, questo romanzo è agganciato a una storia, e lei scrive, chiudendo il suo la pagina, i racconti, anche quando rievocano persone esistite, vicende accadute, non rivelano mai la realtà. Se funzionano, rivelano la verità. E tutto sta a farli funzionare a questo punto, Aldo Simeone. Esatto, ed è il motivo della faticosa scrittura, la terza riscrittura. Devo dire, è stata l'esperienza più difficile per me fino ad adesso. Peraltro questo che esce come secondo romanzo non è in realtà il secondo romanzo mio, è il terzo, il secondo l'ho chiuso per il momento nel cassetto. E quindi devo dire, è stato difficilissimo riuscire a barcamenarmi tra la dimensione reale, tra l'altro documentata molto bene, perché esistono dell'esperienza di femminili sull'isola di San Domino, lettere, testimonianze, persino le foto dei personaggi, quindi ho visto i loro volti, le descrizioni in qualche modo erano vincolate al dato di realtà. E d'altronde però la necessità di costruire, come ben diceva lei, una storia, una vicenda, e riempendo tutti quei buchi che necessariamente i documenti lasciano. All'inizio mi sono sentito un po' molto legato, ecco, legato alla necessità di non tradire in niente il dato storico e reale. Poi mi sono reso conto che proprio in questo modo lo tradivo di più, perché mi impedivo di far vibrare la vicenda, di darle un respiro emotivo, ecco. E allora ho cercato di darmi di più, anche immedesimandomi, ecco. E spero che, insomma, alla fine il lettore si senta veramente trascinato. In questi anni siamo alla fine degli anni 30, e in quest'isola siamo a San Domino. Siamo nel 39, in questa manciata di isole, e a San Domino in particolare, sono confinati degli omosessuali. Degli omosessuali perché sono persone che devono essere messe in disparte, e quindi per il regime
la parola omosessuale non doveva esistere e quindi non dovevano nemmeno esistere queste persone. E si parlava di malattia, di perversione anche nelle denominazioni di queste persone, no? Pederasti, invertiti e via di questo passo. E allora che cosa fa Aldo Simeone? Ci mette sotto lo sguardo la vita di queste persone. E queste persone sono uguali a tutti gli altri, e seppure abbandonati e volutamente dimenticati, anche se la popolazione dell'isola non li vede di buon occhio, i carabinieri bene o male li controllano, e alcuni sono anche felici di averli, no? E quindi si instaura una sorta di amicizia, dico una sorta perché poi... c'è sempre quella considerazione, sì, ma loro sono, virgolette, diversi da noi. E che cosa vuole dire questa diversità? Quando li guardi negli occhi, queste persone sono normali, sono come tutti gli altri. E così scorre la vita, potremmo dire, normale e straordinaria, per esempio, di Aldo, il protagonista di questo romanzo. Però facile a dire, facile a leggere, difficile da vivere. Decisamente, è una scoperta anche per gli stessi protagonisti che si scoprono, si riconoscono comunità, e la cosa che credo sia più importante, forse anche più sorprendente per il lettore, vari lettori me lo hanno detto, è che questo non è un romanzo di sofferenza, ma è un romanzo di paradossale libertà dentro il confino. A dispetto ovviamente della volontà segregazionista del regime fascista, per i femminelli si crea un'autocoscienza. Non ci sarà il tempo perché questa diventi qualcosa di più, diventi una rivendicazione, una riscossa. Ricordiamo che l'esperienza del confino a San Domio termina con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, ma comunque è un'occasione perché gli stessi condannati si scoprano diversi da come la società stessa voleva farli credere a loro stessi, quindi scoprono il vero amore, che non è soltanto una fugace esperienza sessuale al buio della notte, scoprono di avere somiglianze ma anche differenze, che l'omosessualità non è tutta uguale, non è etichettabile con la semplice etichetta di diversità, sono tante diversità diverse, tanti modi di vivere la propria natura, e quindi insomma tutto sommato anche per loro è un romanzo di formazione, come un'esperienza profondamente formativa. E in questa formazione sentono la loro realtà, la loro verità, e la sentiamo anche noi leggendo questo romanzo. Però Aldo Simeone, noi ci chiamiamo il posto delle parole, come diciamo sovente, amiamo inciampare nelle parole, perché fino a quando non ti inciampi magari di quella parola non te ne accorgi. La parola femminiello ci racconta la storia. Benissimo, grazie anche di questa domanda. Femminiello è il termine spregiativo napoletano. Ricordiamo che nelle isole Tremiti si parla un dialetto di derivazione napoletana per indicare gli omosessuali, ma attenzione, non gli omosessuali in generale con termine generico utilizzato oggi, in particolare gli omosessuali effeminati, ecco perché femminielli, no? Femminili. Un altro termine simile, forse addirittura più spregiativo, è il siciliano arrusi, e questo termine non lo uso a caso perché la maggioranza dei confinati a San Domino erano siciliani, di gran lunga siciliani. Di Catania in particolare, vero? Benissimo, esatto, di una città, Catania, perché furono condannati in seguito a un omicidio avvenuto nel 1937 a Catania, di cui erano innocenti, ma quando iniziarono le indagini si scoprì che il delitto era stato compiuto all'interno di una comunità di serate omosessuali. Apriti cielo, il questore di allora, Alfonso Molina, invece di individuare il colpevole, condannò tutti i frequentatori della casa di questo ragioniere che era morto. E quindi si crea un ulteriore motivo di identità, di somiglianza all'interno della comunità di San Domino, perché moltissimi di questi sono
arrusi, appunto, cioè siciliani, omosessuali siciliani. Un'altra particolarità del termine, arruso e anche segnello, è che appunto non indica tutti gli omosessuali, ma in particolare quelli considerati diversi, più evidentemente diversi, cioè quelli che avevano appunto atteggiamenti femminili. Ricordiamo che invece erano considerati maschi a tutti gli effetti, gli omosessuali attivi, che magari avevano anche una famiglia, ecco, e che comunque praticavano rapporti omosessuali. E questa ulteriore identificazione di un preconcetto di regime per cui l'uomo dovrebbe essere maschio, attivo, virile, ecco, e quindi relegato a un ruolo assolutamente stereotipato e inaccettabile, ecco. E questa comunità si rivela poi essere questa comunità di persone normali come tutti gli altri, si trova ad essere più libera delle altre comunità. E questo è un aspetto importante, Aldo Simeone, da considerare. Sì, ormai non hanno più niente da nascondere, sono su un'isola in cui vengono additati come omosessuali, le loro stesse famiglie scoprono questa loro natura e tra l'altro loro scoprono, e il lettore con loro, che le famiglie in gran parte non li rinnegano, tutt'altro, anzi restano vicine. Ecco, questa è una cosa importante, per esempio, un dato storico che spesso si sottovaluta. Le famiglie in gran numero comprendono, poi è chiaro che esistono anche situazioni diverse, appunto. Però è importante come questa evidente denuncia, ecco, di diversità poi viene riassorbita e i protagonisti stessi scoprono che, insomma, ci possono vivere, ecco, non è un problema, non è un dramma, non è una vergogna, un motivo di vergogna. Ripeto, non ci sarà il tempo perché questo possa diventare di più, ma chissà, ecco, chissà cosa sarebbe stato se l'esperienza fosse continuata e se ci fosse stata una autocoscienza maggiore, più profonda, ecco, dell'episodio, che è bene non sia dimenticato e che tuttora venga conosciuto. Spero che questo romanzo aiuti veramente a condividere questa conoscenza. Condividere credo che sia una parola importante, perché condividere queste esperienze vuol dire condividere anche un'esperienza che possiamo vivere oggi come oggi, perché questa non è una storia lontana del tempo, siamo nel 1939, quindi sembra che di passi verso una accettazione, un'accoglienza non ne abbiamo poi nemmeno fatti così tanti. L'isola dei Femminelli, il romanzo che abbiamo attraversato, seppure nella brevità di questa nostra conversazione, il romanzo è pubblicato da Fazzi, l'autore Aldo Simeone. Prima di salutarci, Aldo Simeone, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? A parte i libri che sono sulla scrivania sua per lavoro. In questi giorni sto leggendo un romanzo che c'entra un po' poco con le mie solite letture, anche se in realtà da un po' di tempo mi ci sto dedicando, cioè parlo della fantascienza. Ho letto recentemente Asimov e ora mi sto dedicando a un romanzo cinese che è Il problema dei tre corpi, una trilogia molto voluminosa che devo dire mi sta molto affascinando e E c'è anche una prendendo. serie televisiva, vero? Esatto, è stata quella a farmi conoscere il romanzo. Ho poi guardato anche la versione cinese della serie, che devo dire mi è piaciuta di più di quella americana, perché recupera la dimensione storica molto importante nel romanzo, che invece viene un po' annacquata nella versione americana. Storica perché la vicenda inizia in Cina e con la rivoluzione culturale cinese, fondamentale per capire poi tutto il resto. E ora sono arrivato al secondo tomo di questa grande opera e devo dire sono molto colpito, affascinato, in particolare la presenza di aspetti scientifici poderosi all'interno di una narrazione che però non la appesantiscono, ma anzi la sostanziano. E qui ritorno al tema del rapporto tra la dimensione reale, storica, scientifica e quella però immaginaria, immaginifica. A me piace molto quando le storie riescono a combinare questi due elementi, ecco. E poi vorrei sottolineare il fatto che Aldo Simeone ha visto la serie televisiva Il problema dei tre corpi e poi è passato alla lettura.
quindi le serie televisive non sono così negative, aprono o possono aprire delle porte anche molto interessanti. Esatto, esatto, sì, soprattutto come forma di conoscenza al grande pubblico di cose a volte invece non così note, quindi servono veramente a dare il destro, ad approfondire, a leggere, a studiare cose diverse e nuove. Grazie davvero Aldo Simeone, buona giornata. Grazie a voi.